un nostro amico che si chiama l'ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis, che ci parlerà del suo libro Sono entrati a Roma dai Galli di Brenno agli Americani di Clark. Se volete intervenire potete farlo chiamando in la redazione di Roma allo 06 53 27 33 91 o mandando un sms al cellulare 340 468 97 97. Queste tre ragazzotte di colore che per la prima volta sono salite su un palco lì al Puzza New York e hanno cantato questa canzone, See About Me, The Supremes. Adesso prima devo dirvi che appunto fra poco ci sarà la rubrica Cantando Parlando, sarà con noi l'ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis che ci parlerà del suo nuovo libro che si intitola Sono entrati a Roma dai Galli di Brenno agli Americani di Clark. Se volete intervenire potete farlo chiamando la redazione di Roma allo 06 53 27 33 91 appunto, o un sms al 340 468 97 97. Ma vi ricordo un'altra cosa: se volete riascoltare le nostre rubriche, sono tante, tantissime, sono una decina, potete sempre entrare nel nostro sito radio.stereo.it cliccando sulla rubrica prescelta. Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Cantando Parlando il presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione, nonché direttore della rivista Il Secondo Risorgimento d'Italia, che ci presenterà il suo libro, che si intitola Sono entrati a Roma dai Galli del Brenno agli Americani di Clark. Ce ne vuol parlare? Sì, si tratta di un libro che ricorda le principali invasioni di Roma sulla base di un'esperienza personale dell'autore, del sottoscritto, che è stato dopo l'8 settembre 1943, quando Roma è stata occupata dai tedeschi, intanto rifugiato al Vaticano come ausiliario guardia palatina d'onore di Sua Santità. Era una modalità con cui molto generosamente molti giovani renitenti di leva sono stati accolti e sono stati protetti insieme ad altri ufficiali italiani dopo l'8 settembre nella clandestinità, personalità ebraiche, famiglie disperse, sono state generosamente aiutate e difese dalla Santa Sede. Successivamente il sottoscritto poi si è arruolato come ufficiale di collegamento italiano nell'ottava armata inglese, su modalità stabilite dallo Stato Maggiore italiano con lo Stato Maggiore inglese, e allora ha voluto ricordare in questo libro le ultime invasioni di Roma da parte tedesca dopo l'8 settembre, mettendo in luce soprattutto alcune grandi personalità come il colonnello Leandro Giaccone, che ha firmato l'armistizio con i tedeschi evitando le rappresaglie aeree contro Roma da parte del generale Kesselring. Allora, sulla base di queste esperienze di vita vissuta, successivamente il sottoscritto ha avuto il desiderio di fare un discorso comparativo sulle precedenti invasioni da Alarico, dai Goti in poi. Quindi possiamo dire che è autobiografico in parte o tutto? Gli ultimi capitoli certamente sì, e poi diciamo sull'esperienza acquisita da maestri come Benedetto Croce, che mettono in luce che tutta la storia diventa contemporanea quando si trovano analogie col passato che ci spiegano i problemi moderni. Allora ho voluto ricercare, pur non essendo uno storico di professione, esperienze similari a quelle dell'ultimo assedio e dell'ultima invasione nazifascista nelle precedenti invasioni di Roma, inclusa anche
Ma lei con questo libro ha voluto lanciare un messaggio? Intanto ricordare che il percorso verso una unificazione dell'Europa sulla base delle esperienze secolari di Roma, che aveva dato la cittadinanza romana fin dal 219 a tutti gli abitanti dell'impero, questo trend verso un'unificazione, di cui abbiamo visto un'altra grande rappresentazione con Carlo Magno a Roma nell'Ottocento, che crea il Sacro Romano Impero. Ecco, questo percorso importante, storico, verso un'unificazione basata sulla civiltà romana e sulla civiltà cristiana, mi sembra che possa essere un contributo interessante per capire l'integrazione europea di oggi, a che punto siamo e che prospettive esistono. Certo, anche per rifletterci sopra, perché è attinente la situazione, involontariamente, ma lo è, perché ormai siamo un mondo multietnico, quindi ci scontriamo con razze disparate, dobbiamo imparare a conviverci. L'intuizione dei grandi artefici della prima comunità europea, non dimentichiamo i nostri grandi statisti, De Gasperi soprattutto, accanto al suo collega Adenauer tedesco, Schumann francese, Spaak belga, tutti uomini di frontiera, il trentino De Gasperi, il renano Adenauer, l'alsaziano Schumann, tutti uomini di frontiera i cui territori erano stati invasi nei secoli passati e che hanno intuito che l'unica modalità per poter portare la pace in Europa sulla base delle esperienze passate era quello di limitare la sovranità assoluta degli stati e conferire ad un ente supernazionale, la prima comunità europea, i poteri di pace, di collaborazione economica e politica che avrebbero poi portato, come è successo, a 70 anni di pace, per cui l'Europa, come lei sa, ha avuto il premio Nobel per la pace. Sì. In questa sua dedizione alla collaborazione internazionale. Comunque, adesso possiamo dire ai nostri ascoltatori dove possono trovare il libro? Il libro è Edizioni Pragmatica. Disponibile in varie librerie, immagino, ma che comunque si può trovare Pragmatica Edizioni, è stato stampato nel 2009 ed è stato presentato, ne sono stato molto fiero e orgoglioso, all'Accademia dei Lincei, anche da parte dello Capo del Stato Maggiore della Difesa, da parte del giornalista Bisiak e del dottor Godard, che è stato il consigliere culturale del Presidente della Repubblica. Allora, noi ringraziamo lei, soprattutto che è stato con noi, ringraziamo i nostri ascoltatori, grazie infinite, compreremo tutti il libro. Grazie ancora. A risentirci, arrivederci.